Ciao Marco. Ciao ragazzi, ciao. Ben arrivati. Grande. Ciao, ben arrivati. Ciao, ben arrivati. Piacere, piacere mio. Mostraci un po' cosa fai qua allora. Entriamo subito. Vai, nessuno. Wow. Ciao ragazzi, sono Marco di Boilers Room e sono qui per presentarvi la mia realtà. Chi è Boilers Room e chi è Marco Galletti? Marco Galletti è un appassionato carpista come voi da circa 22 anni, con una grande passione per la pesca della carpa, ma con una grandissima passione anche per quella che è la creazione dell'esca, quel fantastico mondo del self-made. Boilers Room nasce quindi da la passione di Marco Galletti per incontrare quella che è la vostra passione, per andare a cercare il prodotto perfetto per le vostre sessioni di pesca. Boilers Room si presenta in una maniera, penso e spero, un pochino diversa sul mercato dell'esca. Veramente fare un prodotto artigianale, ma fare un prodotto soprattutto personalizzato, veramente specifico per l'acqua dove vai a pescare, per la stagione che stai affrontando, per le conoscenze che hai tu del posto. Penso sia una grandissima cosa avere l'opportunità di lavorare insieme a una realtà che completa la vostra conoscenza dell'acqua dove andate a pescare. Mi spiego. Hai un canale, hai un fiume, hai una cava vicino casa che frequenti da anni, conosci la quantità di pesci, conosci, stimi la quantità di pesci, conosci i pesci magari più grossi che ci sono, l'alimentazione, come si comportano durante le stagioni i pesci, il passaggio dei pesci. Ecco, qui hai il Boilers Room che ti aiuta dal punto di vista dell'esca. È l'essere complementare, secondo me, di un carpista. Un carpista ad oggi, che ritengo complementare, è un carpista che è consapevole dell'esca con cui sta pescando. Immagino te da giovane, appunto, con la prima pistola, le prime palline nel garage, quindi vogliamo sapere da dove e come è iniziata più le prime esperienze con le tue palline. Beh, se faccio un salto un po' indietro nella mia esperienza, nelle sere passate nel garage del condominio di mamma e papà con la prima pistola e con tutti i problemi relativi del caso, a cominciare dagli odori, incredibile, dopo 3 giorni l'odore nel garage, e chi viveva anche il primo piano, la classica vecchietta, ce l'avevano fisso. Questo era il mondo di tantissimi anni fa, dove di garage eravamo veramente in tanti, con una passione incredibile. Diciamo che la generazione mia, io ho 40 anni ad oggi, è stata quella che ha cominciato ad avere anche qualche mix pronto. Chi magari è più grande di me, 50 anni, forse voi siete stati veramente pionieri, quelli che neanche i primi famosi mix del Belgio erano arrivati in Italia. Erano anni incredibili perché c'era una passione pazzesca e soprattutto un mercato che non dava tutte quelle possibilità d'acquisto che ci danno oggi. E qui vorrei aprire una piccola parentesi riguardo un po' a questo mondo. Insomma, ho deciso di fare impresa nel mondo che è la mia passione, quindi penso che al di là di quello che è l'obiettivo per chiunque fa attività è quello di portare a casa chiaramente un utile. Dal momento in cui si lavora però in quello che è proprio il proprio credo, la propria passione, viene anche un po' l'esigenza interiore, secondo me, di creare un po' di cultura in quello che è questo mondo, soprattutto rivolto magari ai ragazzi più giovani, che oggi facilmente aprono Instagram, trovano dei grandi pescioni, vanno in uno scaffale di un negozio, comprano una pallina perché è più rossa di quell'altra e si fanno molte meno domande rispetto a quelle che ci siamo fatti noi. Ecco, quello che vorrei sottolineare è che non è una colpa di questi ragazzi, come non è una colpa, a mio avviso, chi fa
un tipo di pesca pagando un ticket, è un hobby ed ognuno lo fa come lo vuole fare e come si diverte soprattutto, perché ripeto, è un hobby e non è un lavoro, non è una roba che è obbligata che dobbiamo fare. Però c'è anche la possibilità, e penso che persone come me devono aiutare a creare una cultura, quindi dare la possibilità anche a persone che sono arrivate quando il business è sviluppato ormai, insomma, da 20, da 30 anni e forse di più in Italia, a capire un pochino quello che è la base e quello che sono i concetti di base. Quindi fatta questa piccola parentesi, torno al garage, e il garage è l'idea di Boyless Room di oggi. Boyless Room, lo dice anche il nome, room è la stanza, mi sono immaginato appunto quel garage dove per tanti anni la sera cuocevo mezzo chilo di boyless immersa nell'acqua con il telo della pasta di mia nonna per farle asciugare. More time to fish, perché more time to fish? Perché chiunque di voi ha mai provato o fa e continua a fare palline in casa, ci vuole un sacco di tempo. Al di là di quello che è il momento fisico per farle, c'è il momento che bisogna acquistare i prodotti, c'è la produzione della boilies, c'è l'essiccatura della boilies, c'è la conservazione della boilies, con tutti i problemi nessi. Questo tempo qua, che ad oggi già ne abbiamo poco, è tutto tempo che te non andrai a pescare. Quindi, boilies room, more time to fish. Però ad oggi ci sono 220 ricette personalizzate di clienti sul computer e ognuno di voi ha la sua storia qui dentro boilies room. Perché il mio concetto è molto questo. Sì. Quello che mi piace, poi è chiaro che non è che riesci con tutti i clienti, anche perché ognuno di noi è fatto in un modo diverso, quindi c'è chi ha più piacere di condividere, chi meno. Parlami di questa unione che non ci si ferma magari solo al cliente, cioè c'è un confronto, c'è un'idea, c'è uno scambio. Segui proprio il tuo cliente, gli stai dietro la sua idea, ci lavori, no? Notte e giorno, lavori la sua idea, come migliorare, come cosa cambiare. Sì, sì. Fine fai anche questo, sì, no? Sì. È una cosa che sicuramente a un cliente fa molto piacere. Sì. Che fa molto piacere. Secondo me è un po' il valore aggiunto di questa realtà. Nel senso, quando sono partito, ovviamente, no, vai a vedere le realtà che ci sono, più o meno conosciute. Oggi con internet arriviamo dove non si arrivava 20 anni fa, e ci arriviamo in 3 minuti fondamentalmente. Era creare qualcosa di diverso, partendo appunto da quella che era l'esperienza a quel punto quasi esclusivamente mia, perché sono sempre stato un pescatore molto solitario, ho avuto qualche socio di pesca per tanto tempo, poi sono stato anche tanti anni fuori da casa, quindi sì, a pescare sono l'80% delle mie pescate, forse in 20 passanti sono sempre state da solo, col cane negli ultimi 4 anni, compagno migliore di pesca che uno possa avere. E l'idea appunto era quella di dire, cavolo, però vendono, sono un sacco di gente che vende palline, anche i miei amici dicevano ma chi le vende, ma poi con tutti i negozi che ci sono. E infatti non è vendere una pallina, io dico sempre anche nelle stories, se qualcuno mi segue su Instagram, non vendiamo un prodotto ma un servizio, nel senso che quello che vuole fare Boyless Room è, come dicevamo anche nei discorsi di prima, è quello di farti partecipe di questo prodotto, che è questa palletta fatta di sfarinati, di liquidi che cuoci, asciughi, che non è l'esca miracolosa, ma comunque se fatta bene è un prodotto che è studiato, come dicevamo prima, è studiato insieme, perché sei te che conosci l'acqua dove vai a pescare, dopo chiaro delle acque le conosco anch'io e quindi si può ragionare insieme. Ma spesso e volentieri i clienti abitano in posti dove io, insomma, non sono mai stato e sono loro i conoscitori, e farti partecipe di quella che è la produzione, quindi a partire da la persona che come me per tanti anni ha fatto le boilies in casa, sa cosa vuol dire, capisce che perde tempo, che c'è un ragazzo che gliele può fare, qui il ragazzo è a disposizione. Allo stesso tempo è invece anche portare persone che l'esca prima la consideravano giusto questo prodotto che acquistavano, fargli percepire che c'è una storia dietro l'esca. Cioè, quello che vorrei passare con questa attività è dare complementarità a quella che è la pesca della carpa.
la pesca della carpa, a mio avviso, senza la conoscenza della boilies che stai utilizzando, sì, come dicevamo prima, ognuno affronta il suo hobby come vuole, però comunque non sei completo come potresti essere, fondamentalmente. Più svantaggiato, sicuramente. Sì, anche proprio una questione, secondo me, di essere consapevoli di quello che si fa e arrivi, a mio avviso, anche a una... quando quel pesce lì, magari pure bello, magari dopo tanti giorni di cappotto, lo prendi con una pallina che hai studiato te e che hai deciso te che dentro c'era questo piuttosto che quell'altro, la soddisfazione è doppia, cioè, non c'è niente da fare. Come se penso alle prime carpe che ho catturato con le boilies fatte nel garage, c'era una roba da piangere praticamente, c'era pazzesco, incredibile. E questa è un po' la filosofia che abbiamo, no tester, no collaboratori, dei rapporti sinceri. Ad oggi sul computer sono circa 200 ricette che sono presenti. C'è la storia di tutti i clienti, che alcuni oggi mi scoccia anche chiamarli clienti, forse non sono amici, sono conoscenti, forse qualcuno sta diventando anche quasi un amico perché ormai ci si sente da tanto tempo, e con loro si fanno dei progetti di pesca, che non è fare la, passatemi il termine, ma ci sta, la marchettina sul social network, che sinceramente lascia il tempo che prova, ma è veramente una vita vissuta insieme con questa persona che pesca con il prodotto che te qua sputi sangue per tirarlo fuori. Poi Boilies Room, ragazzi, ha un sito che è www.boilesroom.com. È un sito dove trovate due linee di prodotto molto essenziali, che sono lì presenti perché hanno una discreta statistica, nel senso, trovate una linea Stalking, che sono palline che sono circa 20 anni che utilizzo per pescare le carpe, e una linea che invece è una linea solubile, quindi di palline veloci, fatta in collaborazione con The Bait Guru, con Sergio Tomasella, quindi penso che anche quelle siano delle palline degne di essere vendute, più una parte di quelli che sono i liquidi e gli aromi che utilizziamo. Ad oggi la scelta è di non avere le farine invece sul sito. Le farine è una gestione del laboratorio, c'è troppa volatilità e problemi a livello di disponibilità per i problemi che tutti sappiamo almeno dell'ultimo anno, quindi la decisione interna è stata quella di lasciare semplicemente quello che vedete ad oggi sul sito almeno per metà dell'anno prossimo, poi vedremo se ci sarà qualche altra opportunità. Nel sito trovate un blog, ad oggi ci sono 2-3 racconti molto divertenti dedicati al fiume, dove potete far due risate, dove potete trarre spunto per qualche vostra pescata. E niente, Boilies Room è qui, aperto alle richieste più strane di palline che volete fare. Tanto i più strani non sarete, perché c'è sempre qualcuno più strano di voi, questo è poco ma sicuro. E siamo sempre qua, pronti, disponibili per le vostre richieste. Questa è una simulazione, come vi dicevo prima, di un prodotto estremamente personalizzato, nel senso che è un misto tra un rolling service, ovvero ci hanno portato il mix di secco, e insieme abbiamo deciso come comporre la parte liquida per una pasturazione costante invernale, quindi con un bel beer food che abbiamo deciso di lavorare con una parte liquida, non con tantissime uova, e con prodotti derivanti proprio dall'industria alimentare, con un tono, diciamo, speziato, piccante. Andiamo a inserire le uova che abbiamo deciso di utilizzare per avere il risultato che come meccanica della pallina. Andiamo a inserire il liquido. E questi liquidi, ragazzi, è a mio avviso una marcia in più, soprattutto se pescate in zone dove ci sono altri pescatori. Un liquido così l'avrete solo voi e il conservante.
andiamo a miscelare il tutto. Qui abbiamo la gestione di quello che è il mix secco. Abbiamo appena riempito la betoniera. Potete vedere è un beer food molto molto unto, dove c'è anche del biscotto, un taglio di farina di lievito, sia con trebbie che lievito estratto, e un taglio anche di farina di pesce, che deriva da un mondo di prodotti che mi piace molto utilizzare, che è quello dei nostri amici pet food. Ora facciamo girare nella betoniera e poi siamo pronti per andare a impostare il nostro mix. Ora versiamo il nostro liquido nel mix. E questo è il nostro mix, che ora metteremo in coccola e si trasformerà in una fantastica pallina. Ora il nostro impasto viene messo dentro la coccola, pronto per l'estrusione. Ok, arriva il momento della cottura, che è forse uno dei momenti più delicati, ed è anche il momento, secondo me, di verifica, dove si va a vedere che insomma quello che si è fatto fino a quel momento è fatto bene, perché comunque, ripeto, si lavora in Boiler's Room molto sul personalizzato. Ogni settimana sono diverse le ricette, totalmente diverse tra loro, che facciamo, e anche gestire la cottura di tutti questi prodotti diversi non è molto semplice. Ora siamo qui dalla vaporiera, abbiamo raggiunto un po' meno dei nostri 100 gradi, che sono quelli dove solitamente inseriamo dentro le boilers, quasi 100 gradi, perché comunque una volta che apriamo la vaporiera, inseriamo il prodotto e lo andiamo a richiudere, qualche grado lo perdiamo. Dopodiché parte il nostro timer, più o meno abbiamo uno standard di cottura che conosciamo a seconda di quelli che sono gli ingredienti che vengono utilizzati all'interno della boilers. Adesso andiamo a cuocere il prodotto fatto oggi. È passato il nostro tempo di cottura, il timer ha suonato e le nostre palline sono pronte. Belle calde. E ora, una volta cotte, mettiamo le nostre palline in asciugatura. Ecco, qui abbiamo il nostro sacchetto di esche pronto, personalizzato, e oltre ad avere la boilers personalizzata, gli mettiamo anche il nome che vi piace di più. Cosa molto figa, perché adesso ci metto un nome che voglio io, chissà. A me l'onore, andiamo a scrivere.
Team FS, ora andiamo ad attaccarlo. Boilers Room, signori, Boilers Room. Team FS, Boilers Room. Team FS, signori, Boilers Room. Grazie Marco, grazie a voi ragazzi. Una bella giornata, ti ringraziamo. E niente, oggi siamo qua in laboratorio a far vedere le palline, quindi la teoria. Ma il prossimo appuntamento con Boilers Room sarà sicuramente sulle sponde. Rimanete connessi. Ciao a tutti. Un saluto.